Oh, allora, giovani amici di Facebook, comincio oggi una serie di video dedicati al fai da te, in particolare a tutti quegli attrezzi carucci che si possono comprare chiaramente online o dal ferramenta e che si tengono poi in casa dentro dove? Dentro a una bella cassetta degli attrezzi. E dovendo sceglierne una, ne ho cercata una un po' più particolare, che fosse in metallo, non in plastica, che non costasse troppo, chiaramente, visto che siamo sempre su incauto acquisto. Alla fine delle mie ricerche sono finito su questa della Stanley, che è completamente in metallo, non ha, diciamo, il portaminuterie come hanno tante altre cassette, solitamente qui sopra, soprattutto in quella in plastica, ci sono dei cassettini più piccoli in cui potete mettere le viti, eccetera, però ha il grande vantaggio di essere completamente in metallo, quindi super, super robusta, e di avere l'apertura cantilever, si chiama, che è questo tipo di apertura che consente di vedere tutto il contenuto della cassetta quando la si apre. Allora, un po' la carta, la cassetta vi arriva così come la vedete dentro a una classica scatola di Amazon, per cui magari sarà un po' sporca o forse anche un pochino ammaccata. La mia è arrivata solamente un pochino sporca. Tolgo questa carta che è l'unico packaging che ha, che riporta poi le misure e poco altro, quindi vediamo che è il modello da 16 pollici, ne esiste anche uno da 18 se vi interessa, più grande, quindi è largo 40 centimetri, è alta 169 e profonda 189 centimetri. Esteticamente, secondo me, è molto bella, c'è questo manico in metallo, tutta la struttura in metallo e le due parti laterali in plastica, queste che servono poi più che altro per ripararla da urti. L'apertura è veramente super particolare, come vi dicevo, si chiama cantilever. Qui è possibile mettere un lucchetto per chiuderla, diciamo, in sicurezza. Se si tira da una parte, qui si apre e a quel punto è possibile aprire completamente la cassetta in questa maniera qua. La parte sotto della cassetta, intendo, il manico finisce dietro e questa parte superiore si apre anche lei nella stessa maniera, appunto facendo slittare questa parte. In soldoni si ha alla fine un compartimento inferiore abbastanza grande e profondo e un compartimento superiore meno profondo per gli attrezzi tipo i cacciaviti, insomma gli attrezzi più piccoli, in cui volendo si possono mettere anche le minuterie magari all'interno di un altro contenitore. La mia cassetta è arrivata stranamente con la Y spostata, quindi mi dà un sacco fastidio sta cosa. Come vedete, anche lateralmente la cassetta si apre sia sopra, tac, che sotto. Ecco, così è più chiaro il meccanismo cantilever di questa cassetta. È abbastanza pesante, chiaramente, e lo sarà ancora di più quando lo riempirò con tutti gli attrezzi. Nei prossimi video vi mostrerò, appunto gli attrezzi che inserirò in questa cassetta e man mano riempiremo la cassetta insieme in questa serie di video dedicate appunto al fai da te. Se vi è piaciuta questa cassetta e i miei video di Incauto Unboxing, fate like, fate share e ci vediamo al prossimo video di Incauto Unboxing. Ciao ragazzi!